Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Nel pre-compleanno del presidente del Rimini, Giorgio Grassi, la squadra regala al patrono tre punti fondamentali, passando dalle stalle alle stelle. Come cambia il calcio e come cambia la passione, dalla tragedia della gloria, dalla sconfitta di Fano, passando per il disastro di Terni, fino ai gol a photo finish contro Albino Leffe e Monza. Tre, se contiamo anche quello avvenuto nei minuti finali contro la Virtus Venkop Verona. Il fattore C aiuta gli audaci, dice qualcuno, ma se questo Rimini, se oltre il fortino interno, riuscisse a sconfiggere quel tabù esterno, allora sognare in grande non costerebbe nulla. Il Monza dimostra seri problemi di assesto difensivo, mentre campo in avanti mostra grande qualità. L'inizio di marca locale, il tiro di Guiber non spaventa certamente l'esperto Guarna. Da calcio piazzato Ceccarelli chiama la presa a Nava. Dall'altra parte, sempre da calcio piazzato, è la volta di Petti che spaventa così la porta del Brianzoli. L'occasione più limpida per il Monza arriva più al 20°, discesa di Ceccarelli, traversando al centro per la corrente giorno che alza la mira, mentre al 33° è lo stesso Ceccarelli a depositare la sfera non troppo lontano dal palo alla sinistra di Nava. Al minuto 36 Rimini crea la sua occasione più limpida, Simoncelli libero di affondare, cross al centro per Volpe che centra un incredibile palo. Al 41° è Guidetti a chiamare la presa a terra Nava. Nella ripresa parte forte la formazione ospite, Adorni prova a spaventare Nava senza fortuna. Dall'altra parte Simoncelli viene sbilanciato in area di rigore non riuscendo a trovare lo specchio della porta. Al 52° il Monza pareggia il conto dell'Inni. Ceccarelli mette al centro questo pallone sul quale Reginaldo, un passato in altra Parma, Fiorentina e Treviso, centra la traversa. Il Monza prosegue in fase offensiva, il tentativo questa volta di Adorni che viene bloccato da Nava. Subito dopo è la volta del neo entrato del Rico, pallone questa volta che termina sul fondo. Al 73° l'asse Ceccarelli-Iocolano crea questa occasione che si spegne sopra la traversa della porta difesa da Nava. Entriamo nella zona Cesarini, pardon, Cori, traversone di Candido, Volpe arriva e spaccata e mette alto, tutto reso vano dalla bandierina alzata. Minuto 93, il Rimini conquista il corner dei tre punti e come ricordavo qualche giorno fa il centrale difensivo Ferrani, quando a calciargli un certo Candido non puoi sbagliare. Volpe risponde presente, tornando a segnare dopo la doppietta venuta a settembre contro la Gianna Erminio. Quarto e cento in stagione per lui e stasera la classifica sorride come non mai. Ma giochiamo con il cruciverba formato dalle lettere dei protagonisti, compiamo la A di Acquori come vocale, la C di Candido come consonante, unendola alla V di Volpe sempre come consonante. La soluzione è facilissima. A, che vittoria,